A Cesena, presso il centro polifunzionale ex Macello, è stato presentato ufficialmente il distretto dell'informatica romagnolo, distretto che nasce a seguito di un'analisi che testimonia che sul territorio romagnolo operano numerose aziende nel settore informatico che sviluppano la propria attività a livello locale, nazionale e internazionale, raggiungendo risultati di eccellenza. Paolo Teodorani, che cos'è il distretto dell'informatica romagnolo? Ok, perfetto. Il distretto dell'informatica romagnolo è innanzitutto un'iniziativa delle imprese romagnole legato al mondo dell'informatica. È partito sicuramente da quelle che sono le aziende romagnole, ma con l'aiuto e il supporto di quello che è l'università, soprattutto l'Università del Poli Cesena. Qual è il progetto innovativo da voi proposto in questa giornata? Allora, quello che proponiamo alle imprese è il fatto di unirsi in un progetto comune che faccia sì di dare alle imprese locali la giusta visibilità nei confronti sicuramente di quello che è il mondo degli studenti, il territorio e comunque anche alle altre imprese che non sono aziende informatiche. Ecco. Alessandro Fagioli, com'è nata l'idea di dar vita al distretto dell'informatica romagnolo? Nasce dall'idea, da un problema in realtà, nasce dal problema che noi aziende informatiche siamo tante e non troviamo le risorse all'interno di questo territorio perché non siamo attrattivi per i ragazzi, nonostante che facciamo cose ad alto valore tecnologico, perché i ragazzi si laureano e non passano da noi a fare neanche a fare un colloquio, vanno direttamente in piazze diciamo, di maggior appeal come Torino o Milano, magari da grosse realtà, e poi non sanno che in realtà noi facciamo le stesse cose, anzi forse meglio, e facciamo machine learning, intelligenza artificiale, IoT, big data, tutte quelle cose che pensano di trovare solo a Milano o Torino invece le possono trovare attaccate alla porta di casa. E nasce dalla realtà proprio che non le troviamo e ne abbiamo bisogno perché stiamo crescendo, c'è un territorio ricchissimo di aziende, c'è un distretto e non ce ne siamo accorti, beh, quella è la cosa veramente incredibile perché noi lavoriamo un po' in tutta Italia anche all'estero e scopriamo dai nostri clienti eccetera che hanno il gestionale da un'azienda di Rimini, il PDM, insomma, il software che facciamo noi, quali vengono a scegliere, fanno una software selection in tutta Italia e poi scelgono aziende romagnole. E ci chiedono tutti come mai, cosa c'è qua da noi, e noi c'è un distretto e non ce ne siamo accorti, c'è un distretto e qua la gente pensa che noi facciamo, ci occupiamo di wellness, valley, quant'altro, di polli o surgelati, ma in realtà c'è l'azienda più, è un'azienda informatica, un'azienda fiorente, tecnologicamente avanzatissima, che non sa comunicarlo. Fondamentalmente il difetto grosso nostro è quello, siamo magari in realtà forse piccole, ma molto tecnologicamente avanzate e tutte separate, non riusciamo a far venire fuori questa cosa. Molte persone non sanno che c'è l'università da 30 anni qua, che ha creato risorse che sono uscite dall'università, come me, e hanno aperto aziende e si sono accorti, magari qualcuno si accorge dell'università solo adesso perché c'è il palazzo grande. Presidente Zambianchi, come dare forza strutturale all'attuale ecosistema cresciuto intorno al sapere informatico? Guardi, questo è un settore grandemente effervescente, è un settore a valenza strategica perché il suo successo può essere declinato o messo a terra, come si dice adesso, in tantissime altre realtà aziendali. Quindi da parte di noi Serinar, che siamo l'ente cosiddetto di sostegno, c'è la massima attenzione perché iniziative come questa di oggi, che possono portare alla costruzione di un distretto dell'informatica romagnola, hanno delle potenzialità veramente importanti, quindi massima attenzione. Presidente Cicognani, come facilitare e potenziare le sinergie tra università e realtà territoriali in campo, in ambito informatico? Per iniziare esattamente con un contenitore di questo tipo, una piazza virtuale ma anche reale di incontro tra l'università e la realtà sociale ed economica del territorio. Questa iniziativa parte non a caso probabilmente in ambito informatico, è un po' come tornare sul luogo del delitto 30 anni dopo. L'informatica è stata protagonista del primo insediamento universitario dell'Alma Mater in Cesena e mi fa molto piacere che proprio in questo ambito si vada nel potenziamento dei rapporti tra università e territorio, che sono una delle linee di sviluppo che si è prefisso il campus.
In questo contesto dobbiamo sicuramente migliorare e quindi iniziative di questo tipo è assolutamente la benvenuta e ben vista lato campus, tant'è che quando Alessandro Ricci me ne è venuto a parlare ancora al momento in cui questa idea di stampo olivettiano era ancora da realizzare, io sono stato ben lieto di dire guarda, questa è a tutti gli effetti un'iniziativa in cui il campus vuole spendersi. Quindi, ripeto, è un momento molto importante anche per il campus perché abbiamo appena ricevuto dei dati molto confortanti sulle immatricolazioni, siamo il campus che cresce di più e cresciamo a doppia cifra percentuale quest'anno come immatricolazioni e su questo lato quindi dobbiamo sicuramente consolidare ma dobbiamo migliorare in altri versanti e un versante critico è sempre il rapporto con le realtà economiche e sociali del territorio e questa iniziativa va esattamente in questa direzione. Claudio Buda, perché la decisione di sostenere tale iniziativa? Principalmente di motivi ce ne possono essere diversi, ma quello principale per noi è stato un po' quello di far emergere nel nostro tessuto locale la forza che hanno le aziende informatiche, l'informatica in generale. Siamo tanti, siamo piccoli, ma uniti secondo noi diamo più forza e voce a quello che facciamo per far capire al tessuto giovani e non che ci fanno cose di ricerca all'interno appunto delle nostre aziende e di qualità, quindi in un certo senso avere un coro vocale più forte. Alessandro Ricci, tra i coordinatori del distretto dell'informatica romagnolo, a suo parere, quali gli aspetti che il distretto mira a sostenere? Ma mira a sostenere un atteggiamento comunitario, quindi vuol dire comunitario per me di una visione sul territorio in cui più attori interagiscono, cooperano, si mettono in relazione a supporto di quella che è da un lato il tessuto delle imprese di informatica che si aggregano, che vogliono fare comunità e l'università da un altro con delle persone, con dei docenti che del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche dell'Università di Bologna che opera qui in una, e poi con le scuole. Quindi la novità per me importante è pensare che a partire da delle persone ci sia una visione condivisa dell'importanza di far nascere una comunità che ha come obiettivo lo sviluppo di questo territorio, perché questo è un territorio ricco, ricco di cose, di competenze, di forze, di energie, io lo vedo con gli studenti, i ragazzi, e non necessariamente innovazione vuol dire lasciare questo territorio, quello che vogliamo, che si vuole ribadire, che per noi è il quotidiano, che questo è un territorio di innovazione, però un'innovazione non alla Silicon Valley, è un'innovazione alla forse Olivetti o forse alla che si coniuga, che si vuole coniugare con la diversità, la biodiversità italiana, quindi che vuole entrare in un territorio diventando uno strumento di questo territorio, riconoscendo la caratteristica di questo territorio che vive di piccole e medie imprese. E quindi coniugare questi, noi pensiamo, con tutti i ragazzi, con questo distretto che sta nascendo, che per affrontare una sfida come quella, come questa, dobbiamo addirittura tornare a certi principi ispiratori, da Olivetti, da una visione di comunità appunto, e questo ci ha ispirato all'inizio e si auspica che appunto possa continuare, ma in un'ottica di costruzione, perché proprio perché è una comunità, vivrà e riuscirà a funzionare solo se le imprese, i vari attori ci mettono del proprio, sentono, riconoscono l'importanza di questa iniziativa e si mettono a disposizione sia per crescere ma per costruire. Tantissime imprese fanno informatica, tantissime imprese sono un'eccellenza, forse più di quello che sappiamo, forse siamo portati a guardare l'eccellenza fuori, invece ad essere in questa sala qui piena stasera vuol dire che dobbiamo essere tutti consapevoli che l'eccellenza c'è, l'eccellenza è sul nostro territorio, l'eccellenza nasce da qui. E credo che l'esperienza, che il progetto che parte oggi, abbia una valenza fondamentale sotto vari punti di vista. Sicuramente è fondamentale perché creiamo una comunità di fatto sul tema dell'informatica e lo creiamo anche guardando i nostri studenti. Tante imprese, mi è capitato in questi mesi di parlare con tante imprese e capire come le imprese hanno fame di competenze nuove, di ragazzi giovani da assumere, laureati o non laureati. Spesso i nostri laureati vanno fuori, spesso i nostri laureati guardano Milano, guardano l'estero con
voglia e l'entusiasmo pensando di raccogliere chissà cosa e poi magari dopo qualche anno ritornano. Quindi il creare una comunità e il dimostrarsi uniti su queste tematiche credo che sia importante, perché veramente vuol dimostrare come ai nostri ragazzi ci sia fermento, come è l'evento di formazione più importante che possiamo dargli.